Buongiorno, oggi è sabato pomeriggio. Sì, sono riuscita a vloggare solo nel pomeriggio perché stanotte baby Ale mi ha tenuta su fino alle 2:30 e quindi stamattina, proprio perché era sabato, ho dormicchiato un po' di più. Ciao, amore! Ciao! Era della pappotta? La pappotta? Sì. Chi è? Ciao principessa! Ma sei bella, sei! Adesso ti do la pappata! Allora, aspettate che vi appoggio qua sperando che resista. Oggi ho un fracco e mezzo di cose da fare, quindi ho pensato di vloggare perché così mi tenete un po' di compagnia. E ho veramente tante tante cose da fare, tra cui dare da mangiare ad Ale e cercare di aprire questa busta di parmigiano che non mi aiuta. Poi devo fare anche un mini ordine, assolutamente per il latte di Ale e un altro paio di cosine e basta direi. E poi vabbè, devo finire di pulire casa, voglio fare la torta, la fondant au chocolat, provando con la planetaria. O la crostata, sono indecisa, però penso andrò di torta al cioccolato perché non mi avete vista per qualche giorno perché ero in quel periodo del mese e sono stata malissimo, veramente proprio male, ma più degli altri mesi. È stato breve ma intenso e veramente da stare piegata sul divano. E quindi niente, io mi sono fermata un momento. Ho preferito che farmi vedere morta e quindi oggi voglio fare tante cose perché mi sento meglio, quindi quando mi riprendo io poi ho voglia di fare, quindi voglio fare la torta, finire di pulire casa, poi devo ritirare tre stendini di roba, fare altre lavatrici, giocare con questa pupa, darle la pappa, insomma, ho un po' di roba da fare, quindi tenetemi compagnia, mi raccomando. Monellina, patatina, patatina Monellina. Ancora, ancora, ancora. Ho spento, aspettate che mi sposto. Ho spento perché finalmente Alessandra si è addormentata. È stato un pomeriggio devastante perché non riuscivo a farla addormentare, quindi nel frattempo è venuto buio. Odio i vlog al buio, ragazze, li odio profondamente, però non ho potuto fare diversamente, quindi va così. Ora ditemi voi se io posso fare un vlog piazzata qua sotto i neon della cucina. Vedo l'ora che sia estate, ragazzi. Cioè, estate, estate no, perché poi fa troppo caldo. Però che si allunghino un po' le giornate, perché non si può alle 5:30 avere già tutto sto buio. Madonna, sta luce accentua le mie occhiaie, sono veramente stanca. Questa notte ho fatto veramente le ore piccole, cioè non potete capire quanto stia morendo di sonno in questi giorni. Tra l'altro, vi chiedo se qualcuno di voi ha il mio stesso problema, il mio stesso vizio. Io mi mangio le pellicine delle dita. Ragazze, il mio pollice chiede pietà, chiede sostegno, chiede un SOS anche a voi perché non mi sopporta più. Cioè, veramente, io sembra assurdo che l'unico modo che ho per non avere questo cavolo di vizio maledetto sia io ne approfitterei mentre vi parlo e mi farei un caffè. Sì, io mi faccio un caffè, ragazze. Accendiamo anche questa luce. Qui urge un caffè perché veramente, cioè, ragazze, io c'ho troppo sonno. No, no,
No, non mi dite che è finito il caffè. Non mi dire che Riccardo ha finito il caffè, perché io veramente... No, amore, dimmi che non hai finito. No, ha finito il caffè. C'è solo più le tisane. Oggi avevo veramente bisogno di una di quelle cialde buone. Uffa, che palle. Niente caffè. Mi faccio una moca. Mi faccio una moca. Comunque, quindi dicevo, il mio... mentre mi preparo la moca, il mio pollice, insomma, vi chiede un aiuto, perché come vi dicevo non mi sopporta più. E dove ho messo il caffè? Cioè, devo pulire la lente, perché tra l'altro mi rendo conto che quando... Ma ce la faccio oggi, ragazze? Cioè, che giornatina! Vabbè, io vi appoggio qua sulla planetaria. Mi rendo conto che stavo dicendo? No, vabbè. Raga, sono troppo stanca, veramente. C'è un sonno della Madonna, scusatemi. Non so più cosa stavo dicendo. Comunque, mi sto riducendo... Ci manca solo più l'ambulanza, o la polizia, quello che è, l'ambulanza mi sa, e quindi no, ma l'ho caricata bene, cioè, ho bisogno di caffè. Il mio pollice ha bisogno di, insomma, di qualcosa, cioè, nel senso, adesso pensavo di mettergli un olio o qualcosa, di cercare realmente di non toccarlo più. Devo anche in tutto ciò lavare i piatti. Spero di trovare una soluzione, perché, cioè, la soluzione in realtà già c'è, e sarebbe farmi la ricostruzione. Però non posso neanche... Adesso io non ho il gel, perché i miei genitori a Natale mi hanno regalato un set fantastico di gel di qualità, di altissima qualità, per fare il semi permanente. Però purtroppo ho notato che facendo il semi permanente io comunque mi mangio la pelle. Cioè, l'unico modo per non farlo è l'unghia lunga. Cioè, non per forza lunghissima come le ho fatte per il battesimo, però tendenzialmente almeno così. Cioè, io mi vergogno anche a farvelo vedere, ma guardate come mi sono ridotta. Cioè, è un viziaccio maledetto che è peggio del fumo tra un po', cioè... No. Insomma, comunque si rischiano delle infezioni. E tra l'altro mi fa anche parecchio male, cioè, nel senso, oddio, da ragazzina facevo anche cose peggiori. Però cucinando, appena tocco il sale, il sapone per i piatti, il limone, qualsiasi cosa, mi brucia da impazzire. E neanche questo mi va a insegnare di non farlo. Cioè, proprio è un vizio che ho, che non è... per motivo, cioè, proprio è un vizio, è un po' come il fumare. Non sempre fumi perché sei incazzato o nervoso, fumi perché è il vizio, e io ho il vizio di mangiare le dita. Quindi, boh, se avete qualche tecnica, ci siete già passate, ve la siete tolta, ragazze, vi prego, scrivetemi nei commenti cosa posso fare oltre al gel, perché comunque con la bimba piccola non ho tanto tempo di farlo, anche me lo comprassi. Andare a farmelo fare ha un costo che non mi va di affrontare, perché preferisco usarmi i soldi per altro, e quindi vorrei farmi il semi permanente bello che mi hanno regalato i miei, però questo è il problema. Che faccio? Aspettiamo il caffè intanto. Allora, ragazze, mentre ritiro i panni, metto a sciogliere, aiuto, le due tavolette di cioccolata fondente, perché volevo far contento Ricky e fargli la torta al cioccolato, la fondant au chocolat, che è un po' che mi dice che ne ha voglia, quindi gliela faccio trovare stasera.
la faccio sciogliere a bagnomaria qua nel pentolino. Una. E due. E poi metto anche il burro. Per chi di voi non ha visto la ricetta, comunque trovate il video, in caso ve lo metto qui sopra o nell'info box. E voilà, nel mentre che si scioglie io ritiro i panni. Primi due stendini svuotati, ho diviso le cose che vanno in camera di Fede e le cose che vanno in camera nostra, e mi manca ancora questo stendino qua, che sono principalmente tutti i pezzi piccoli, cose di Fede sotto, pigiami di Ricky dall'altra parte, cosina di Fede anche qua, insomma. Adesso ritiro anche questi e poi niente, alla fine devo ancora, si è sciolto tutto a bagnomaria per la fondant au chocolat che andrò a fare adesso, cioè non ho avuto un cavolo di tempo. Oggi pomeriggio Alessandra mi ha risucchiato tutto il tempo veramente, e quindi andrò a farla dopo mentre aspettiamo l'ordine, perché con Riccardo insomma mi ha detto che aveva voglia di prendere una cosina fuori, visto che stasera è sabato sera, siamo io e lui da soli, già che non usciamo a fare baldoria perché ormai siamo genitori e siamo vecchi e quindi ci ordiniamo una cosina fuori, ci passiamo una seratina tranquilla e niente, quindi adesso finisco di stendere, di ritirare, aspetto che lui torni e poi ordiniamo, vediamo cosa prenderemo, non sappiamo ancora, ma più o meno prendiamo sempre le solite cose. Vi faccio vedere velocemente cosa ho preso da Carrefour. Allora, questo multipack di bustine piccoline Fonzies che a Fede piacciono tanto. Poi ho preso dello zucchero di canna integrale, questo qua. Poi ho preso sempre degli dolcini per Fede, che mi chiede sempre qualcosa di Kinder da portare a merenda a scuola. Poi ho preso una semplicissima busta di parmigiano reggiano. E poi ho preso 2 litri di latte per noi, che è praticamente finito. Poi ho preso lo zucchero normale per quando viene qualcuno per fare dei dolcetti. Poi il solito lattino di Ale, ne ho preso solo 3 bottiglie perché poi andremo con calma a fare spesa. E poi ho preso questi qui giusto per quando rifarò la pizza, da tenere in frigo, proprio 2 cosine. Voilà ragazze, torta finita, le ho spolverato un po' di zucchero a velo sopra, anche perché sono venute delle gobbettine, e niente, speriamo che sia buona e dopo ne assaggiamo un mini pezzettino. Minella. No Ale, lascia la macchinetta, aiuto! Cosa vuoi fare? Faccio il video, mamma! Fai il video, mamma! Sì, facciamo, sei baby youtuber tu! Sono... Baby Ale, il tuo nuovo canale, Baby Ale. Ciao amore. E là
c'è anche papi. Ciao fratelli, ciao, ciao sorella, ciao zie. Va bene, andiamo un po' a giocare nel box. Nel box. Nel box. Ciao ciao. Papà. Ordinino arrivato, finalmente si mangia. Abbiamo aspettato un sacco perché sabato sera era probabilmente un po' pieno. E quindi ragazzi, abbiamo appena finito di litigare con Glovo perché ci hanno portato l'ordine sbagliato e abbiamo ordinato due menù, abbiamo ordinato un po' di cosine e ci hanno portato quattro McFlurry, quattro gelati e un Big Tasty di quel cesto con le cose, col valore della metà di quello che abbiamo pagato. Cioè lo scontrino sul sacchetto era il nostro, ma all'interno c'era tutt'altra roba. Abbiamo fermato in tempo il ragazzo del Glovo e insomma alla fine sembrerebbe che vada a cambiarlo e torni, perché mi sembra allucinante ogni volta questi del McDonald's toppano qualcosa, cioè è pazzesco. Non è vita, cioè ogni volta che facciamo un ordine o c'è qualcosa di diverso, c'è una cosa sbagliata, c'è una cosa in più, addirittura un altro ordine. Cioè io mi immagino questi che hanno ordinato per 10 euro si troveranno una bella cena da 25, cioè mi sembra allucinante. Però vabbè, adesso aspettiamo che arrivi con la nostra cena, se ceniamo per mezzanotte praticamente già tanto. Riccardo è un po' incazzato. E beh, Mare. Sì. Riprenditi tesoro, su. Non ti arrabbiare. Ci stiamo consolando con una fetta della fonda al cioccolato perché stiamo crepando di fame. Perché dovrei arrabbiarmi? Io perché ho beccato un simpaticone di quelli proprio come corriere. Di quelli proprio che non è un problema mio. E quindi ci siamo alterati un pochettino. Comunque ora ci addolciamo con questa fettina di torta al cioccolato in attesa della cena. Faremo la cena di mezzanotte, amore, non sei felice? Momento lattino. Quanto sono belli questa piccola monella qua che sta mangiando il lattuccio. Coccolina, momento coccola. È il mio tesoro. È arrivato il Mac. Che fame, ragazzi, madonna. Casualmente c'è tutto. Ora c'è tutto. Brutto a dire, però essere buoni non paga a volte. Non paga. Cioè uno deve prendere, inferocirsi, perché altrimenti la gente ti passa sopra, perché dice ma sì, lo vedo buono, lo vedo tranquillo e allora posso fare e dire quello che mi pare. No, ma perché? Perché bisogna portare sempre le persone a dover essere pronte a sbranarci a giugulare? Non lo so. Se voi lo sapete, come al solito, scrivetelo qua sotto o cercate nel televideo la pagina 777 e basta. E via. Maria, finalmente e più. Oh, io sì. Ecco, lo sapete. Oh. No. Che c'è? La gnoma ha buttato il ciuccio per terra. Mediaset Play, scarica subito l'app. I mal di testa non sono tutti uguali. Di solito mal di testa 200 e quando è forte è molto.